Buonasera cari concittadini, buonasera a tutti. Stasera parleremo un pochino pochino di Bastiellieri, ma pochissimo perché so che vi dà anche fastidio. Mi dà fastidio anche a me, ma lo devo fare perché vi ho detto i motivi. I motivi sono quelli che dobbiamo assolutamente combattere tutti quei soggetti che per qualunque ragione e motivo alterano la verità delle cose. Non dobbiamo avere timore di niente, se no noi la rivoluzione non la faremo mai. La rivoluzione va fatta con coraggio contro tutti coloro che odiano la verità e amano la menzogna. Non abbiate mai timore. Vi parlerò di alcuni problemi di Reggio importanti, vi parlerò di Bandecchi, delle dimissioni. Quindi un minuto, qualche minuto di pazienza. Mi ha detto Bacciglieri, o Bastellieri, come si chiama, che non dovevo assolutamente mettere la sua fotografia perché sennò mi avrebbe denunciato e io ho messo la sua fotografia. Quindi eccola qua, ve la faccio vedere così la vedete bene. Eccola qua, l'ha scelta lui questa foto, è la sua foto pubblica. Meno male che c'è suo figlio che in qualche modo. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questo è Bastiglieri, questo soggetto che ovviamente parla male di tutti, ma c'ha il suo maestro Cruciani che lo sta distruggendo quasi ogni giorno perché effettivamente è diventato Bastiglieri ormai una barzelletta. Dice: ma tu l'hai fatto diventare pure famoso. Ma io non voglio far diventare famoso nessuno. Io non sono famoso, io non voglio far diventare famoso nessuno. Ma siccome ho dovuto assolutamente combattere le sue menzogne continue fatte per motivi di campagna elettorale, perché il figlio Dario è in campagna elettorale perché vuole fare il consigliere comunale, io sono contento perché comunque non è come suo padre. Aspettate qua che è scesa la cosa, un attimino, eccolo qua, vedetelo. Ora si vergogna di questa foto che lui stesso ha messo e che ha scelto lui. Guardate che bello. Ha detto che se pubblico questa foto mi denuncia. Allora, Bastiglieri, vai dall'avvocato che forse ti dirà quello che ha detto tuo figlio, perché pure tu devi andare all'avvocato. Quindi li pago io gli avvocati, ma li paghi pure tu. Perché ha detto così almeno paga l'avvocato e lo paghi pure tu l'avvocato Bastiglieri, oppure c'hai qualcuno che ti fa gratis, pagalo pure tu e vai a denunciarmi che ci vediamo in tribunale. Poi gli dirò al giudice che questa è la tua immagine pubblica e che io semplicemente nelle mie dirette dove parlo dei problemi di Reggio Calabria ho dovuto parlare di un signore che continuamente parla male di me, della mia comunità, ma questo voglio dire ormai è passato perché mi ha dato degli elementi e degli spunti veramente dal punto di vista delle denunce molto molto importanti, perché tu parli assai e quindi dai molto lavoro agli avvocati, ok? Eccolo qua, Bastiglieri, ora ve lo faccio pure sentire un secondino, dai, aspettiamo che si collegano sentendo a Bastiglieri che lui dice che minacciano gli altri, ma qua mi sembra a me una minaccia questa qua che dice, vediamo che dice, guardate che dice Bastiglieri, state attenti, guardate che uomo. Si permettono il lusso di criticare gli altri. Vedete che dice Bastiglieri? Ormai non ha veramente, ormai si prendono il lusso di criticare gli altri. Lui che non critica nessuno. Bastiglieri che non critica nessuno. Non ha mai criticato nessuno Bastiglieri nella sua vita, no? Tutte le trasmissioni. Ha mai criticato qualcosa? Si prendono il lusso di criticare le persone. E Bastiglieri che è pure un giornalista, lui non ha mai criticato nessuno. Quindi se si riferisce a un giornale di Reggio, loro si criticano le persone. Come si permettono a criticare le persone? Bastiglieri, detto da te che tu non hai mai criticato nessuno nella tua vita, giusto? Pensate che credibilità che ha questo signore. Dai, andiamo. Sto finendo di parlare di Bastiglieri, eh? Cari amici, che voi che quelli che vi dà fastidio, sto per finire. Non vi scollegate. Bastiglieri, mi fai perdere un sacco di visualizzazione perché quando sentono che parlo di te si scollegano alcuni miei amici. Oh. Vabbè, su cazzo se lo puoi fare, se è un personaggio pubblico. Non si può fare.
La denuncia che non avrebbe. Non ha il mio permesso a pubblicare la foto perché non gliel'ho data io e quindi la mia. Intanto li porto in tribunale, poi vorremmo quelli che vince. Li porto in Magari non sarà tribunale. la causa perché andrà in prescrizione, però intanto va avanti i soldi dell'avvocato. Mi avete rotto i coglioni. Sia voi, dice a voi, per gente cattiva che fate scrivere da Cosenza perché non avete le palle, nemmeno voi di scrivere Che contro di me. uomo. È un pastore tedesco che si permette giusto di pubblicare la mia foto, che tra l'altro è una foto vecchia, ma che abbiamo usato così per fare barzellette, insomma, no? Ma scusa, l'hai fatta tu per fare barzellette, Bastiglieri, mica io, ma perché te la prendi con me se l'hai usata tu per fare barzellette? Tu sei una fai barzellette, hai detto che fai barzellette, ma l'hai fatta tu per fare barzellette, io che c'entro se tu fai le barzellette con le tue foto delle barzellette? Perché te la prendi con me, scusa? Mi viene da ridere, cari concittadini, stasera la prendiamo a ridere. Cioè, vi rendete conto? Si arrabbia con me che pubblico la foto della barzelletta che lui ha detto che faceva la cosa della barzelletta, ma l'hai fatto tu? Scusate, la barzelletta non risponde. Dario Baccellieri, dai, mi fa piacere che stai scrivendo. Chiedo ai miei amici di Facebook che mi seguono, non vi bisticciate. Questa è una cosa normale nella dialettica. Ecco, io lo faccio per ridere un pochino, per sdrammatizzare anche i problemi di Reggio. Ma parlando di Bastiglieri che si arrabbia praticamente. Si arrabbia che lui stesso ha messo la foto della barzelletta, ma l'hai messa tu, non l'ho messa io, tu sei un personaggio pubblico, io ho messo la foto che hai messo tu. Ok, Quindi non avete il permesso di pubblicare la mia non foto. avete il permesso. Non si può fare, non si può fare. Va Vado bene, dall'avvocato e mi denuncio. Bastiglieri, vai dall'avvocato e ci denunci. Oh, ce la stiamo facendo addosso. C'è uno qui per lì, no? Oh, ce la stiamo facendo addosso. Ok, allora, Bastiglieri. Capitolo Bastiglieri così, ho detto che parlavo soltanto quando c'era qualche novità. Oggi c'era sta piccola novità e quindi me la volevo comunicare. Non vi spaventate mai di nessuno, specialmente dei Bastiglieri, perché poi Bastiglieri, vedi che chiama Crociani, eh? Crociani ti sistema per le feste e per i lavoranti. Vedete che ha trovato il suo maestro, non so se avete sentito, non ve lo faccio sentire perché è veramente lo ha raso al suolo. Cruciani a Bastiglieri lo ha raso al suolo, poverino, si sta pure sentendo male e non è giusto perché insomma è una persona che deve stare bene a Bastiglieri, non si deve agitare. Allora, parliamo ora di cose serie. Per adesso abbiamo un po' scherzato con Bastiglieri che ha detto che mi denuncia se mettevo la foto. Io ho messo la foto, ora lui mi denuncerà, ci vedremo in tribunale e così vi farò vedere l'atto di citazione quando arriverà e lo faremo insieme. Allora, ora parliamo di cose serie, ok? Bene, allora, voi sapete che oggi è venuta la Meloni a Gioia Tauro a firmare il patto di coesione e i soldi, tantissimi soldi che arriveranno in Calabria. Ascoltatemi bene perché è molto importante, perché vi devo parlare pure dell'aeroporto. Perché mi avete scritto in tantissimi, perché ovviamente in un'area desertica come la nostra, io mi rendo conto e sono contentissimo, è arrivato un po' d'acqua, tutti siamo contenti, ma dobbiamo stare attenti sempre. Pur essendo contenti che ci sono arrivati dei voli, grazie, io lo rivendico in maniera fortissima, lo rivendico in maniera fortissima, abbiamo fatto 8 anni di battaglie senza mai arretrare, ok? 8 anni di battaglie, ok? Quindi io rivendico con tutti i miei amici, tutti i cittadini reggini, io sono sempre il soldato semplice Massimo Ripepi dell'esercito di Reggio, non ve lo dimenticate mai. Io sono un piccolo soldato che voglio combattere per il bene della mia città, ok? Quindi arriva la Meloni, firma il coso, va a Gioia Tauro. Mi dispiace che la Meloni da 5 anni, l'ultima volta l'ho portata io 5 anni fa, ora viene col naso tappato, va blindata a Gioia Tauro. Poteva pure venire a Reggio Calabria a stringere qualche mano, ma qua noi siamo, abbiamo la peste, i buboni, siamo dell''ndrangheta, tutti ndranghetisti siamo, quindi magari la Meloni non vuole. Sta in ambienti riservati perché magari se dà qualche mano la potrebbe dare a qualche 'ndranghetista. Questa è una cosa devastante, cari concittadini. Questo tema lo dobbiamo trattare perché noi non possiamo essere trattati sempre a pesci in faccia da tutti, che tutti vengono qua con il naso tappato solo per rubarci i voti e non vogliono entrare sul territorio perché siamo di Reggio Calabria e siamo un po' 'ndranghetisti tutti. Non è vero. Ci sono gli 'ndranghetisti che a quella magistratura, ci pensa la magistratura. Noi dobbiamo essere liberi di circolare sul territorio. Io lo dico sempre ai miei amici della Digos che li incontro sempre, mi raccomando, tenetemi d'occhio, perché chi me ne dà e chi me ne promette, io stringo mani a tutti, però
Do abbraccio a tutti, anche alle persone che non conosco, perché è buona educazione dare la mano, abbracciare, è un fatto affettivo. Voglio lavorare sul mio territorio libero di avere rapporti, poi io so da chi devo stare distante e con chi non devo fare patti, non devo fare cose, lo so io, perché dove conosco sto lontano, ma guardate un po' come ci trattano. Io lo sapevo che la Meloni sarebbe venuta distante da Reggio Calabria in un posto blindato, polizia, carabinieri, sì, però. La nostra amata città, chi la considera? Chi la considera? Vedete come ci trattano? Sempre a pesci in faccia. Questa cosa la dobbiamo combattere, cari concittadini, perché è una cosa, una piaga enorme. Ve l'ho detto, mi hanno detto, non so se è vero, ma purtroppo mi sa che è vero, che ho chiuso il governatore, non vuole incontrare imprenditori di Reggio. Li incontra solo non so chi, con quale filtro. Ma vi rendete conto come ci siamo combinati, cari concittadini? Noi dobbiamo combattere anche per questo. Per questo, diciamo, modello che ci hanno attaccato addosso. Quindi oggi la Meloni è venuta con il naso tappato, è venuta a firmare questa cosa. Mi dispiace moltissimo, io ho conosciuto bene la Meloni quando ero nel suo partito. Mi dispiace che non è mai venuto neanche una volta il deputato Antoniozzi, che è stato eletto con i voti dei calabresi, uno di Roma, e hanno messo pure la Roccella sotto, che è stata eletta qua con i voti dei calabresi, due che non erano della nostra neanche regione, perché qua raccogliamo i voti noi e reggiamo quello di Roma. Antoniozzi ancora non è venuto neanche la Roccella, neanche una volta a Reggio Calabria, perché a Reggio non si viene, quando viene va a Cosenza Antoniozzi. Avete capito come ci siamo combinati, cari concittadini? Vi volete rendere conto che queste cose pesano quando andate a votare? Quando andate a votare, almeno la Lega vengono, questi della Lega. Forse Italia almeno vengono. Questi stanno praticamente lontani dalla città di Reggio Calabria. Quelli del PD, pochissimo, quasi niente. La Snyder, grande segretaria del PD, non è mai venuta a Reggio. Eppure Reggio è una città importante per tantissimi motivi. Questa è una cosa che noi dobbiamo combattere, cari amici, cari concittadini, perché questa è una cosa che pesa molto sulla nostra quotidianità. E poi vi voglio parlare dell'aeroporto e poi di Bandecchi, delle dimissioni che sono rientrate. Allora, la Ryanair, anche qua mi avete scritto un sacco di persone, perché alcuni sono scontenti, alcuni sono contenti. Io vi ho detto, io sono contentissimo che è arrivata questa goccia nel deserto, però non possiamo, perché siamo assetati, perché non abbiamo niente, ci hanno tolto tutto, per l'acqua che ci è arrivata. Fare festa senza nessuna riserva, perché noi dobbiamo avere delle riserve, cari concittadini. Siamo contenti con riserva. Io sono contento, ve lo ripeto per la 2000esima volta, con tantissime riserve, perché ci sono le cose importanti, quelle importanti di staccarci dalla saga, di cambiare il piano nazionale degli aeroporti, di fare una grande aerostazione a mare intermodale per essere poi competitivi per il piano nazionale degli aeroporti. Le cose importanti non le vuole fare nessuno. Questi della Ryanair vengono pagati con soldi pubblici profumatamente, e questo ci sta bene perché sono pagati, ma comunque vengono, volano a Reggio Calabria. Alcune rotte non servono a niente, ma comunque meglio niente che niente, quindi sono contento. Questa cosa è avvenuta, guarda caso, in campagna elettorale, guarda caso le limitazioni non ci sono più, ecco perché ho una marea di riserve. Ok? Ok? Avete capito? Chiedo a tutti, perché sto vedendo qua Dario Baccellieri che sta, chiedo a tutti i miei amici che stanno seguendo di non contendere con Dario Baccellieri, che Dario è un bravo, avete visto che ha detto al padre? Non, papà, dice papà, ma che stai dicendo? Tu sei un personaggio pubblico, non dire sciocchezze, che ha detto il figlio al padre. Lasciatelo stare, Dario è un bravo ragazzo. Mi dispiace Dario, però ti devo dire una cosa, apro e chiudo la parentesi subito su Baccellieri. Dario, però io ti avevo detto, venite a trovarmi. Lo vedete, non siete in buona fede, siete in malafede se non venite a trovarmi, perché vuol dire che non volete vedere la realtà di questa meravigliosa organizzazione cristiana. Quindi siete in malafede. Chiudo parentesi. L'aeroporto con questi voli è acqua che arriva in un deserto. Siamo contentissimi, tutti siamo contenti. Ma dobbiamo anche dire le cose come stanno. Dove sono arrivati? Io ho mai detto che non arrivava la Ryanair, mai. Ho detto arriverà in campagna elettorale. Vi ricordate che vi ho detto? E vi sto dicendo che quando ci saranno le comunali, arriveranno i
missili dallo spazio, arriverà lo shuttle dallo spazio, perché le evacuazioni comunali sono importantissime per alcuni personaggi locali. Quindi verranno dallo spazio, verrà qualcosa dallo spazio. In campagna elettorale sempre. Le limitazioni come mai non c'erano prima? Pino, pure tu hai detto questa cosa. Vedete, Pino è una persona libera, Pino Falduto, e io i suoi post li leggo, è sempre puntuale perché sa dire le cose positive e sa dire le cose che non vanno. Tutti noi dobbiamo essere così, dobbiamo essere critici, non ci possiamo soltanto sbracare per una cosa che è positivissima. E noi per questo, perché Occhiuto non ha nessuna responsabilità. Ricordatevi che non è il problema di Occhiuto, sono i venduti, traditori della nostra città, loro di falcomatare la responsabilità e di tutti i consiglieri regionali del passato e del presente, di quelli 5 anni fa, quelli prima e quelli di ora, che se ne sono sempre strafregati della cosa più importante che c'è nella Reggio Città Metropolitana. Loro sono i responsabili, non è Occhiuto, che è un bravissimo governatore. Il problema è che viene in campagna elettorale. Le cose si fanno quando si devono fare, non si fanno in campagna elettorale. Le deleghe le dovete dare ora alle funzioni. Il piano nazionale degli aeroporti che sta per essere sfornato, ora dovete mettere mano. Non è che poi ve ne spuntate col piano nazionale degli aeroporti la bozza che noi abbiamo 400-500 mila passeggeri fra 13 anni e quelli 4 milioni e 8. Perché vi ripeto sempre queste cose, cari concetti? Perché dovete avere la coscienza di quello che sta avvenendo. Bisogna fare nomi e cognomi. Se no noi non cambieremo niente a Reggio Calabria. Noi dobbiamo veramente rivoluzionare le cose, dicendo le cose come stanno e poi cambiandole, cercando di cambiare le cose. Il ponte sullo stretto, lo dico a tutti quegli sciagurati, di cui io rispetto il pensiero, ma sono degli sciagurati, è una manna. Perché il ponte sullo stretto, se si farà, io non lo so perché non sono dentro la testa del governo di Salvini, spero che si faccia. Sarà un'opera mega galattica che sarà la cosa più importante dell'Italia. Lo diceva oggi in un convegno importante che c'è stato a Palazzo San Giorgio. Mi ricordo se il presidente dell'ENAC o il presidente della Corte dei Conti, una sezione della Corte dei Conti. C'è una cosa importantissima per Reggio Calabria. Queste sono le cose che faranno cambiare il volto della nostra città. Parallelamente, dobbiamo combattere strenuamente contro l'autonomia differenziata, che è una sciagura per il nostro territorio. Quindi bisogna dire le cose, ci sono cose positive bisogna dirle, ci sono cose negative bisogna dirle. Dopodiché dobbiamo prenderci e mettere, dobbiamo avere le armi della trasparenza e della verità per denunciare le cose che non vanno. Dovete denunciarle tutte le cose che non vanno. Guardate che l'esercito, l'avete già visto, l'esercito di Reggio l'avete visto perché era là, dentro il teatro Cilea c'erano pure qualche traditore, qualche venduto, qualche leccaculo, qualche leve porta, ma c'erano i soldati, cioè quelli che sono pronti, perché mi scrivono tutti i giorni, io vi chiedo scusa in ginocchio se non posso rispondere a tutti i messaggi che mi mandate via Messenger, che c'ho una persona solo che per leggere i messaggi, perché mi state scrivendo, vi ringrazio, io li leggo tutti, purtroppo non posso rispondere a tutti perché dovrei avere 4 telefoni e dovrei avere 5 giornate per poter fare questa cosa. Quindi io vi ringrazio, sto aprendo la segreteria politica, fra qualche giorno sarà aperta, la inaugureremo dopo quando viene Bandecchi, e ora vi parlo, finisco all'aeroporto e vi parlo di Bandecchi. Quindi la questione della Ryanair, ve la ripeto per la 200 milionesima volta, è questa. Sono contento di questa acqua che c'è nel deserto, non dobbiamo esaltarci più di tanto, perché questa cosa non risolverà il problema dell'aeroporto, dà un respiro, è una cosa positivissima. Io dico che ho lottato 8 anni e se abbiamo pressato gli scansafatiche, imbroglioni, traditori della nostra città, è perché c'è stata una cittadinanza attiva e io ho lottato, quindi anche merito nostro, che siamo stati con il fiato sul collo, abbiamo fatto lavorare a Tramontana ad agosto, gli abbiamo fatto fare la riunione ad agosto, pensate un po', l'abbiamo pressato in tutti i modi, è 8 anni che li pressiamo, quindi va bene combattere per le cose, perché poi comunque chi è nella stanza dei bottoni, che è il potere decisionale, deve decidere, perché c'è sempre qualcuno con il fiato sul collo. Quando governeremo noi, siamo responsabili, dobbiamo fare le cose noi. Chiaro, cari concittadini? Chiudo con Bandecchi. Bandecchi ha ritirato le dimissioni, come io pensavo e come vi avevo detto,
Perché si ha dato le dimissioni al contrario del pavido di Falcone? Perché l'ha data le dimissioni per raddrizzare una barca che stava andando storta. La cosa che avrebbe dovuto fare Falcone. Quindi, i sindaci coraggiosi, quando hanno una squadra che non va verso la stessa direzione del sindaco, che è il responsabile primo di tutte le cose, dà le dimissioni e dice: volete lavorare insieme a me strenuamente senza fare bizze, senza fare monellerie, senza fare fesserie? Sì, continuiamo, ritiro le dimissioni. Non volete lavorare, volete continuare con i vostri interessi personali, ce ne andiamo tutti a casa. Bandecchi ha fatto questo, la cosa giusta da fare, che devono fare tutti i sindaci quando c'è un problema nella maggioranza. Falcomanà ne ha subite di tutti i colori, l'hanno schiaffeggiato e massacrato, lui non si è dimesso perché è stato pavido, cioè non voleva mettere a rischio la sua poltrona, e dopodiché gli altri si sono adeguati, lui si è adeguato e non si è dimesso. La dimissione serve, per questo è prevista per legge, perché ci sono 20 giorni per il sindaco per vedere se si raddrizza la barca, proprio per risolvere queste questioni. Quindi tutti quelli che pensavano, avevano messo in dubbio il progetto, intanto il progetto Rivoluzione Reggio non c'entra niente, è sempre indipendente da ogni persona. Bandecchi è il segretario del partito che io ho sposato perché Bandecchi ha sposato Rivoluzione Reggio. Quindi se Bandecchi domani dovesse decidere di lasciare la politica, cosa impossibile, non credo proprio, lo conosco da poco, ma non credo che finirà di combattere un guerriero, Rivoluzione Reggio sta andando avanti, stiamo facendo le liste, stiamo arrivando, stiamo preparando la struttura, la segreteria politica è pronta fra qualche giorno, ve la farò vedere, anche se le inaugureremo un'altra volta, già ne ha parlato qualche giornale, non so come ha fatto quel giornale a vedere che stavamo facendo la segreteria, comunque l'hanno vista mentre stavamo lavorando. Dopodiché noi andremo rione per rione, strada per strada, non so se l'avete capito, strada per strada, lo dico, vedete come le cose le diciamo alla luce del sole. Non abbiamo strategie segrete, cari competitor che state cercando, sapete che stanno facendo? Vi dico questo e chiudo. Stanno cercando di andare a trovare i nostri candidati per dirgli di non candidarsi con noi. Siete dei miserabili, siete quelli che state facendo così, siete miserabili, fate schifo. Non vi preoccupate che i nostri li terremo segreti. Sono tanti che stanno già facendo la campagna adesso. Visto che, sapete che fanno? Quando sanno i nomi vanno a trovarli, gli promettono cose per farli non candidare con noi. Questi sono promettendo super cazzole. Questa è la, purtroppo, la situazione a Reggio Calabria. Che facciamo? Ci scoraggiamo perché non cambierà mai niente? Assolutamente no. Combatteremo fino alla fine. E io vi ringrazio perché ogni giorno per le strade, per ogni angolo della città, trovo persone che seguono, stanno seguendo Rivoluzione Reggio e vogliono combattere in prima linea. Non vi vendete mai per un piatto di lenticchie. Noi stiamo facendo una battaglia di libertà. Cioè io, il mio desiderio è che tutti i cittadini del Giro siano liberi di votare chi vogliono. Noi abbiamo il nostro progetto, spero che voteranno il nostro, ma devono essere liberi. Non votate quelli che vi hanno fatto favori o che ve ne faranno o che ve ne prometteranno, perché questa cosa è negativa. Questa cosa genera una paralisi di tutto l'apparato politico-amministrativo, perché è tutto di venduti. Siate liberi e poi votate da liberi chi volete, chi pensate sia la persona migliore, il progetto migliore per cambiare la nostra meravigliosa città, ok? Vi raccomando cari concittadini, non perdete mai la speranza, combattiamo insieme perché Reggio, state tranquilli che rinascerà attraverso l'apporto e l'aiuto di ogni singolo cittadino di buona volontà che vuole staccarsi dalle logiche di potere del centrodestra e del centrodestra, che sono uguali, sono due facce della stessa medaglia, ok? Solo se siamo liberi, svincolati dalle logiche, facciamo una realtà reggiocentrica che possa combattere contro ogni ingiustizia e possa costruire, possa fare le cose che a Reggio si devono fare. Arrivederci cari concittadini, ci vediamo domani. Dio vi benedica e buonanotte.